con uno squadrone così non si può perdere, assolutamente. Do la parola adesso ad uno dei rappresentanti di Fribourg che da più tempo fa parte dell'associazione, lo vedete di meno perché è più timido, ma ha tantissime idee, ha realizzato tantissimi eventi sul territorio, soprattutto sul tema dei rifiuti. Il rifiuto è una ricchezza e Antonio sa come farlo diventare tale. Antonio Carannani. Buonasera a tutti, vabbè, poi già si dica di un'altra cosa, vabbè, che sono comunque uno studente ingegneria aerospaziale, sarò breve alla laurea e mi sono sempre... Mi sono sempre occupato di questo tema ambientale. Vabbè, il nostro modello è quello là dei comuni virtuosi e dei comuni a rifiuti zero. Innanzitutto appunto per noi il rifiuto deve essere una risorsa. E la prima proposta è quella là che il comune di Bacoli insieme agli altri comuni fregheri deve istituire un centro di compostaggio fregheo per ridurre il costo dello smaltimento dell'umido, che è la voce più alta. In secondo luogo i rifiuti non devono essere più, non bisogna più pagare per lo smaltimento dei rifiuti, ma anzi devono essere le ditte che ci devono pagare per i nostri rifiuti. E questo, voi direte, è facile parlare e dire queste cose, ma noi già l'abbiamo fatto in passato. Infatti 3 anni fa abbiamo organizzato un evento dove i cittadini ci donavano cellulari vecchi, rotti, e noi l'abbiamo venduti ad una ditta che è venuta a ritirarseli gratis e ci ha dato 85 euro per dei rifiuti, per roba che sarebbe andata nell'immondizia. E se il comune facesse così per tutto, non penso che la TARSU sarebbe poi sempre così alta. E poi dopo, pure sabato, faremo un altro evento per la raccolta dell'oro esausto. Per ogni litro d'oro noi daremo uno check che è un buono sconto che si potrà spendere in altri negozi. Voi direte, cioè, è tanto, è tantissimo rispetto a quello che è stato fatto dall'amministrazione, poco e pochissimo rispetto a quello che noi faremo una volta arrivati all'amministrazione. Poi, ultimo tema, purtroppo, per abbassare il costo della TARSU e anche far pagare a chi non ha mai pagato, che purtroppo ci sono poche aziende, poche grandi attività commerciali che hanno campato sulle spalle dei bacolesi e sui cittadini onesti, che purtroppo per causa loro se il prezzo è così alto. Purtroppo l'evasione si dice che sia proporzionale, che ne so, al numero di voti, ma a questa cosa non ci voglio per niente pensare, ovviamente, solo ipotesi. Quindi ovviamente poi non vi preoccupate, se qualora arrivasse la querela c'è un pool di avvocati di me per che possono difendere. Poi come mi avvio alla conclusione, per tutte quelle persone che poi possono essere diffidenti nei nostri confronti, che ci possono dire noi siamo troppo giovani, anche se poi abbiamo 30 anni in media, che non è poco, che dicono dall'altra parte ci può essere il voto di scambio, che non abbiamo soldi come gli altri partiti. Quando sento queste cose viene da pensare alla storia del calabrone. Il calabrone, come tutti sappiamo, è un insetto che è molto grande e ha delle ali piccole, non ha una forma aerodinamica, non potrebbe volare. Le ali non gli danno abbastanza forza per poter volare. Però tutte queste cose il calabrone non le sa e vola lo stesso. Quindi nonostante tutte le avversità, nonostante tutti i pregiudizi, noi voleremo lo stesso. Avevo dimenticato di dire, tra l'altro mi raccolto questo aneddoto, che Antonio è veramente prossimo alla laurea in ingegneria aerospaziale, quando gli fu, sì, ingegneria aerospaziale, quando gli fu chiesto, eravamo in sede, no? Quindi noi ci confrontiamo sempre e diciamo perché tu ti candidi? E lui disse, scusate, ma se non si candida un laureato in ingegneria aerospaziale, chi si deve candidare in questo territorio? Quindi un invito ai giovani affinché siano protagonisti della loro terra.